con l'entrata in vigore dell'orario invernale a dicembre di quest'anno ci furono grossi problemi sulla linea Bologna-Ravenna e per quanto riguarda anche le fermate di Godo, di Lugo e di Classe, che si promise sarebbero state risolte almeno in buona parte con l'introduzione dell'orario estivo. In particolare ci furono dei tavoli di confronto anche in Comune Ravenna a seguito delle proteste dei pendolari. Riscontriamo però che nell'introduzione dell'orario estivo ancora permangono grosse criticità. Quindi nella linea Bologna-Ravenna, a parte i ritardi che ancora si riscontrano nelle coincidenze che i pendolari sono costretti, loro malgrado, a dovere fare con i cambi che si sono introdotti in vari punti delle linee, ci sono dei buchi orari nell'offerta, ad esempio verso Godo, anche nel collegamento fra Godo e Lugo, non sono state ancora recuperate le corse perse con l'orario di dicembre. E ci sono ancora dei buchi, come dicevo, orari, e anche a Classe non sono state risolte le situazioni che si erano introdotte con l'orario di dicembre, tanto che fra l'altro inizia anche la stagione turistica e quindi non incentiviamo sicuramente i turisti a utilizzare quelle linee, in particolare verso Classe, dove è stato aperto anche il museo. Fra l'altro a tutto questo si sovrappone la modifica dei treni Freccia Bianca e Freccia Argento, quindi lungo la linea adriatica Rimini-Piacenza e quindi anche nelle tratte Rimini-Bologna o Piacenza-Bologna, sono stati sostituiti alcuni Freccia Bianca con dei Freccia Argento. Cosa comporta questo? Intanto un aumento di costi, ovviamente non imputabile alla Regione, ma che al momento pare con il Mi Muovo, quindi che all'abbonamento vengano almeno per giugno assicurati che non ci sono aumenti, poi per luglio ancora non è chiaro, ma a questo si aggiunge il fatto che i nuovi Freccia Argento hanno molto meno spazio in seconda classe e già in questi primi due giorni si rileva il fatto che abbiamo decine di persone che rimangono in piedi sul treno. Quei due Freccia Bianca erano importanti per i pendolari perché su quella tratta, almeno nelle tratte più lunghe, quindi Rimini-Bologna o Cesena-Bologna o Faenza-Bologna, invece che prendere il treno regionale, molti pendolari preferiscono pagare un piccolo sovrapprezzo nell'abbonamento e utilizzare quello come treno pendolare. Ad oggi, venendo meno quella soluzione, quei pendolari o hanno disagio sul Freccia Argento, ma penso che quel disagio durerà poco perché non è possibile che tutte quelle persone stiano in piedi sul treno ad alta velocità, e quindi si riverseranno anche sul trasporto regionale. Io voglio sapere, Assessore, se avete in mente, uno, di risolvere questi disagi dei pendolari, diciamo, linea Bologna-Ravenna, due, sulla linea adriatica, se avete in mente qualche soluzione, perché questo problema già in un precedente question time lo prevedevamo, ad oggi c'è, se siete proattivi per risolverlo, perché è un problema che se non lo risolviamo sui Freccia Argento ricade completamente sui treni regionali che ad oggi in alcuni periodi della settimana già non sono adeguati. Grazie. Il nuovo orario, così come è stato corretto da dicembre scorso ad oggi, ha funzionato in termini di ampliamento e qualità del servizio. E noi ripristineremo tutte le fermate di Godo e anche le fermate di Classe. Ovviamente non lo facciamo soltanto da giugno, che ne sono state ripristinate tre, ma da giugno a settembre, ottobre fino a dicembre. Questo è stato comunicato e condiviso sia con i sindaci e è stato comunicato anche al comitato pendolari. Quindi cosa abbiamo fatto? Non siamo tornati indietro, cosa che noi potevamo anche fare, visto che il nuovo orario ci costava 3 milioni di euro in più, quindi non era una razionalizzazione della spesa ma era un ampliamento del servizio. Abbiamo scelto di tenere i benefici del nuovo orario e gestire i problemi risolvendoli uno dopo l'altro da marzo scorso fino al prossimo dicembre. Quel cambio di orari non era stato adeguatamente verificato e concordato, e ci siamo trovati, tanti pendolari si sono trovati di fronte a quei disagi che hanno poi vissuto tutto l'inverno, soprattutto anche gli studenti. Bene che abbiamo velocizzato 5.000
pendolari, io vorrei verificare, perché a me, da quello che risulta, gli orari poi in realtà, quei 14 minuti, in realtà si diventano 6, forse 7 minuti, perché quei treni sono puntualmente in ritardo. E su questo verificheremo, perché poi i dati ci saranno e li andremo a verificare. Queste sono le segnalazioni che ci arrivano. Anche sul numero di utenti che stanno aumentando, quel 10% in più, vorrei capire come sono calcolati, perché ora buona parte della linea Bologna-Ravenna passa anche da Faenza, in realtà da Faenza passavano già dei treni che erano Faenza-Bologna, non vorrei che quei conti tengano conto anche dei pendolari che in realtà c'erano già, li abbiamo solo spostati nel calcolo su Ravenna. Prendiamo atto che promettete ancora di ripristinare un po' alla volta le fermate. È una promessa che fate a noi e ai pendolari, che sono sicuro che i pendolari, anche oggi penso che sia qualcuno oggi pomeriggio a manifestare qua, è bene spiegarglielo, perché questo ripristino un po' lungo forse a tutti non accontenta. L'altro aspetto, mercato, quindi parte freccia bianca, freccia argento. Anche qui essere proattivi, non ci voleva un genio per capire che passando da 7 a 4 carrozze che hanno anche meno posti di seconda classe c'erano dei posti in meno, era ovvio e si sapeva già. Quindi sulla proattività qualche dubbio dell'assessore Donini e della struttura regionale, purtroppo a me qualche dubbio rimane. Bene però che voi ci dite stiamo per fare una nuova convenzione, in quella convenzione bisogna che rimanga il fatto che i pendolari possono salire su dei treni, rimane il fatto alla quale oggi io non sento risposta, che non ci saranno sufficienti posti. Se non ci sono sufficienti posti sul Frecciargento, non penso abbiamo il potere contrattuale purtroppo di chiedere a Trenitalia di aumentare le carrozze sui Frecciargento, bisogna fare almeno un ragionamento sulle carrozze dei treni regionali, perché visto che poi oggi parleremo di Big Data, è facilissimo, anzi non serve neanche il supercomputer del Cineca per capire che abbiamo delle giornate in cui sui treni regionali non si sale e delle giornate in cui i treni regionali sono in ritardo perché non si chiudono le porte in stazione, perché c'è troppa gente. Quindi su questo bisogna trovare una soluzione dinamica, nel senso che abbiamo dei periodi in cui ci sono delle fiere particolari o ricominciano le lezioni o ci sono le sessioni di esame o ci sono i turisti, in cui i treni regionali più i treni a mercato, che pur convenzionati, non bastano e quindi creiamo dei disagi e l'inefficienza della rete regionale. Grazie.